Senti, visto che siamo in tema, secondo te, per una persona normale, un cittadino comune che non sa da dove iniziare per informarsi in maniera efficace, quali sono gli strumenti che potrebbe utilizzare e dove può guardare? Ma una sicuramente anche o Twitter o Facebook, questo sì, perché lì c'è una selezione, no? In qualche modo di quello che i nostri amici leggono. E su questo però, tra l'altro, potrebbe essere un po' pericoloso perché poi dopo si finisce per leggere quello che già che vogliamo leggere, vogliamo sentire, vogliamo leggere perché riguarda comunque la nostra comunità e non ci affacciamo anche all'altro. Io ti dico quello che faccio io come mia dieta mediatica. Magnifico, meglio Ecco. ancora. Io cerco di leggere il più possibile, sicuramente, e ti parlo di quotidiani. Tra l'altro vi dico che sul sito della Camera c'è una bella rassegna stampa, tutti i giornali, tutti gli articoli gratuitamente uno se li può leggere, tanto per dire. Quindi non ci troviamo la scusa, ma uno non può leggere tutto perché costa, non è vero. Certo. Poi sicuramente mi piace seguire diciamo così, non voglio dire opinion maker, però insomma alcuni personaggi della rete un po' più particolari e quindi quello che loro segnalano solitamente io lo leggo. Non guardo i telegiornali e non mi informo attraverso la televisione e ascolto radio. Quindi sostanzialmente la mia dieta mediatica è social media e i giornali. Però io leggerei, cioè quello, se si può, si deve leggere tutto. Cioè, non i miei giornali preferiti, per esempio, sono Repubblica o La Stampa, ma io leggo tutto, cioè cerco di leggere Repubblica, La Stampa, il Corriere, Libero, il giornale. Sì. Certo. No, 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 sì, ma è necessario. Guardate che è importante. Poi in qualche modo ti stimola al confronto e questo è importantissimo. Tra i giornali online, diciamo, le realtà online che mi interessano di più a livello giornalistico, sicuramente l'inchiesta è da segnalare. Cioè, lo trovo fatto benissimo, è ricco, è serio, è fatto bene, molto bene. Mi piace molto. A proposito di costano i giornali, ti devo fare una domanda. Secondo te, quando si tratta di finanziamenti pubblici ai giornali, ci può veramente essere trasparenza in quello che viene scritto e detto, oppure ni, o no? Beh, ma però è la stessa cosa dell'editore, perché allora c'è trasparenza se l'editore è De Benedetti o se l'editore è Berlusconi, vabbè, Berlusconi c'ha l'aggravante che è Presidente del Consiglio, eccetera, eccetera. Noi ci dobbiamo, per questo dico, come ci possiamo difendere da questo? Tutto sta nella deontologia professionale poi dei singoli giornalisti. Però per me, quello che a me piace, che sento più vicino alle mie corde, sicuramente è un altro tipo di informazione che in Italia forse arriverà fra 50 anni. Io non so se è una realtà ProPublica, che ha vinto poi il premio Pulitzer come primo sito online che ha vinto il premio Pulitzer. ProPublica nasce dall'ex direttore del Wall Street Journal e molla l'informazione tradizionale, tra l'altro credo addirittura in concomitanza dell'acquisto del Wall Street Journal da parte di Murdoch. E fonda ProPublica che vive di finanziamenti indipendenti grazie alla fondazione Knight Foundation, che è nata proprio per sostenere il giornalismo indipendente, soprattutto il giornalismo investigativo indipendente. Secondo me loro hanno fatto delle inchieste stupende, strepitose, e questa forse sarebbe l'idea di giornalismo, considerandolo come sostenibilità, no? Dell'informazione stessa, che sento essere quella più affidabile possibile. I modelli di business, cioè, secondo me, online reggeranno poco, nel senso che non ce li vedo. Io non ho ancora visto modelli di business che riescono a sostenere i costi di un'informazione indipendente. Quindi la soluzione può essere in queste fondazioni indipendenti che sostengono il giornalismo. In Italia questa cultura è proprio. Siamo indietro, Non evidentemente. esiste, non esiste proprio, non esiste. Ti voglio chiedere un'ultima cosa.
Ovvero se potresti darci qualche insight, qualche informazione da dietro le quinte per quello che sarà il prossimo Festival del Giornalismo. Ah, che domandona! Eh? Non ho idea, nel senso che ovviamente adesso, come sempre, quando finisce il festival è tutto poi un guardarci intorno, no? Per farsi venire delle idee per il prossimo. Però ti dico questo, intanto, che il festival, siccome ha le caratteristiche proprie del 2.0, è realizzato anche grazie ai contributi che arrivano dall'esterno e già ora si stanno scatenando in tanti, sia in Italia che all'estero, mandando idee, proposte, ed è una cosa, guarda, una cosa da brivido, perché effettivamente è come se esistesse una comunità che sa che c'è quello spazio, può proporre idee, può proporre cose e poi dopo ci si incontra e si discute e ci si confronta. E dall'altra parte, quindi ti dico questo, cioè che già si stanno scatenando. Sì, è stupenda. Dall'altro lato, sicuramente la cosa che noi vorremmo fare, perché l'abbiamo visto quest'anno come è andata, è potenziare ancora di più i workshop che già erano stati potenziati quest'anno e fare in modo, trovando ovviamente i fondi giusti, il budget giusto, di permettere anche a chi non può venire fisicamente qui a Perugia, quantomeno di assistere in live streaming ai nostri workshop. O di scaricarli successivamente, eccetera. Tu considera adesso che sulla web TV del festival c'è quasi tutto quello che c'è stato al festival, purtroppo però non i workshop perché non li abbiamo registrati e quindi siamo stati degli imbecilli sostanzialmente. Vai, si Cosa che recupera la prossima volta esatto, comunque. si recupera la prossima volta. Però secondo me questo aspetto, ecco, della possibilità della gente di partecipare anche da casa, ma partecipare con Twitter con i commenti, eccetera, con Facebook all'evento in diretta deve essere una cosa assolutamente da sviluppare, da proporre, da dare come possibilità. Ottimo, io spero veramente di poterci essere al prossimo, visto che quest'anno purtroppo me lo sono perso, però confido nell'anno prossimo. Dai, è un'esperienza, ti assicuro che è un'esperienza. Posso Anche solo perché arrivano questi immaginare. volontari da tutto il mondo. Considera che questi volontari vengono selezionati intorno a dicembre-gennaio. Poi dopo loro costruiscono la loro comunità di volontari su Facebook o su Twitter, perché noi poi inseriamo le loro schede online sul sito del festival con tutti i loro contatti social, eccetera. E quindi è una comunità che già esiste prima ancora di venire qua. E quando arrivano qui e si incontrano, è uno spettacolo, è da vedere. Sono bellissimi. Qualche idea di ospiti particolari per l'anno prossimo? Ma sicuramente non si potrà non parlare di questa cosa che è successa con Murdoch, con il News of the World, il Sun e i tabloid in genere. Quindi questo sarà un tema e i protagonisti di questa, non dico Murdoch perché non penso che verrà, però i protagonisti di questa vicenda sicuramente cercheremo di coinvolgerli. Arianna, grazie infinite per il tuo tempo e per essere stata qui con noi oggi e spero che avremo presto occasione di chiacchierare ancora un po' su questi temi. Grazie, grazie, grazie a voi, è stato interessantissimo, mi è piaciuto un sacco. Ottimo, alla prossima allora, Arianna. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.